Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e invitate anche altri a iscrivervi a questo canale. E soprattutto mettete un bel like alla fine del video oppure anticipatevi, fatelo adesso e quell'icona con il pollice in su. Allora, oggi vi voglio parlare di una modifica importante da fare alla nostra stampante, quella di installare un finale MOSFET. Perché? La nostra stampante utilizza un amperaggio abbastanza elevato, parliamo di circa 20 A. E queste schede madri sono molto delicate, infatti le piste sono molto sottili, non riescono a sostenere i passaggi di queste correnti per un lungo tempo, quindi tendono a rompersi, a esplodere. Infatti, come potete vedere nell'immagine, qualcun altro purtroppo ha avuto la sventura di saperlo. Allora, le configurazioni possibili io ne ho trovate tre, però ne ho applicata una in particolare, quella di deviare totalmente la corrente su due MOSFET, sia quella del hot che quella dell'end. Questi MOSFET li ho installati in una scatolina di metallo per avere la sicurezza che se si andavano a surriscaldare i MOSFET, perché comunque andranno a lavorare per parecchio tempo, non andassero comunque a danneggiare la parte in plastica della stampante. In descrizione vi metterò anche i file da stampare e mettere su una lamiera, perché ho usato una lamiera di un vecchio alimentatore ATX, poi l'ho ritagliata e ho fatto questa scatolina. Metterò anche i file STL da stampare con la stampante dove applicare i due MOSFET. Come funzionano questi due MOSFET? In pratica questi MOSFET si comportano come due relè meccanici. Però si evita di utilizzare effettivamente i relay perché i relay sono molto lenti e a causa del fatto che hanno delle puntine con il corso del tempo potrebbero consumarsi o rimanere attaccate e potrebbero danneggiare la nostra stampante. Invece i MOSFET questo problema non ce l'hanno. Vi metterò in descrizione anche lo schema tecnico che sono riuscito a estrapolare dai MOSFET, così se volete comunque realizzarvi una vostra versione di questi due MOSFET, creando magari un finale più ordinato rispetto a come l'ho fatto io, già comprato. Infatti, questo qua l'ho preso da Ali, due li ho pagati circa 4 euro. Ci ho messo 2 mesi per averli. Infatti, solo a causa di questi due MOSFET ho dovuto fermare la stampa, che avevo paura che comunque si rompesse la mia scheda madre. Niente, che c'era più da aggiungere? Ah, ecco, l'installazione non è molto difficile, come vedete dalla foto al lavoro ultimato, che ho cercato di mettere le cose abbastanza ordinate, ci ho impiegato circa un'ora. L'importante è rispettare la polarità sull'alimentazione del MOSFET. Il cavetto del segnale e i cavi di alimentazione che vanno al LED e all'hot non ha il problema di alimentazione della polarità. Se girate positivo o negativo, l'invertite, il problema non c'è. L'importante è dare la giusta alimentazione al MOSFET, il positivo e il negativo. Sulla scheda troverete comunque il segno dove applicare il positivo e il negativo. Ho preferito separare le due alimentazioni, dare un cavo di 12 volts alla scheda madre, un altro cavo ai due MOSFET. In questo modo ho potuto diminuire la quantità di corrente che circola all'interno dei cavi per non farle surriscaldare. Quindi io spero che questa modifica possa essere alla vostra mano, che lo possiate fare anche voi. Se avete problemi in iscrizione, no, nei commenti, chiedete quello che volete, magari vi potrò dare una mano anche tecnica di come effettuare questa modifica, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di realizzare il video passo passo mentre facevo il cablaggio. Non ho purtroppo l'attrezzatura tecnica per farlo. Mi sono limitato a fare solo alcune foto, però dalle foto metterò comunque anche a fine video potete vedere che non è difficile realizzare questa modifica. Quindi buona giornata e vi raccomando, like!